Buon venerdì 13 con questa cortina, con questa cortina. Allora, Oli ame, Oli da me, i miei capelli disastrati, la mia vita che va a rotoli e basta, grazie a Dio. Oggi è venerdì 13 e l'ho scoperto solo poco fa, quindi tenete le dita incrociate per me e speriamo che non succeda niente di particolarmente strano, anche perché oggi ho deciso di vloggare e portarvi con me in questa giornata che sarà molto interessante perché innanzitutto sapete che io in questo momento ho, adesso mi sciolgo i capelli così vi faccio vedere il disastro, ho i capelli del mio colore, quindi quasi neri, con i ciuffi che un tempo erano blu. Essendo appena tornata dalla Grecia a Santorino, ho fatto il bagno al mare e in piscina. I capelli si sono scoloriti subito, nonostante io l'abbia ripassati letteralmente nel video precedente a questo. Ho deciso che per l'estate non è sostenibile, quindi tornerò completamente mora. Ma mi vedete bella abbronzata? Ditemi di sì, vi prego, ditemi di sì. Comunque, detto questo, vado dal riccio di nuovo, a distanza di nemmeno una settimana forse, a togliere i ciuffi blu e a farmi tutta quanta mora. Ma non solo, il motivo principale per cui ho deciso di vloggare oggi è che per la prima volta nella mia vita farò il Botox. Ebbene sì, ame, ebbene sì, farò il Botox. Dopo vi parlerò dei motivi che mi hanno spinta a questa scelta e ripasserò anche il filler alle labbra che è più di un anno che non faccio. Quindi, cioè, da fare un ritocchino. So che molte persone sono sempre molto opinionated quando si tratta della mia faccia, quando si tratta del filler in generale. Io in tutta la mia vita ho fatto solamente il filler alle labbra e il filler al naso. Il filler alle labbra lo faccio con una cadenza più o meno annuale. Il filler al naso l'ho fatto solo una volta nella mia vita, 4 anni fa. Non ho mai fatto filler agli zigomi, che ci crediate o meno, a un certo punto a me nemmeno interessa, perché soprattutto su YouTube Shorts, raga, le supposizioni su che cosa mi sono rifatta in faccia non finiscono più, ma per chi mi segue da anni lo sa che in realtà io ho fatto solamente il filler alle labbra e il filler al naso. Gli zigomi me l'ha dati madre natura, almeno una cosa giusta l'ha fatta, non è merito del chirurgo, però voglio fare il Botox in fronte. Qui, dopo vi spiego perché, comunque adesso mi devo sbrigare, veramente mi rifaccio il tuppetto perché questi capelli non si possono guardare, sono sporchissimi, ma sarebbe stato stupido lavarli ieri sera sapendo che oggi dovevo andare dal parrucchiere. Andiamo, è tardi, veramente tardi, infatti mi toccherà chiamare Uber. Volevo prendere la mia macchina, invece non faccio in tempo, quindi e Uber sia. Non so se è peggio il mio outfit di oggi, i miei capelli o il disordine che c'è dietro. Comunque alla fine mi sono vestita così, giacchetto di pelle da togliere in evenienza sotto la maglietta a maniche corte perché a Roma si muore di caldo. La maglietta è questa qui con Ivy. Mi sta piacendo ultimamente l'abbinamento nero-marrone, infatti io ho di marrone sia la maglietta di Ivy che i dettagli della borsa con gli orsetti che richiamano un po' il look. Gambe scoperte con i biker shorts, un'altra evoluzione di Ivy sulla gamba e gli stivali. Adesso vado, tra l'altro stasera, ragazzi, ho deciso di prendere la macchina alla fine, anche se arriverò probabilmente in ritardo, perché voglio portare il mio ragazzo fuori a cena. Cioè, che ragazza modello! Una Deborah nella vita si augura. Cioè, raga, una Deborah nella vita si augura. Arrivata dal riccio sono entrata subito nella zona dei trattamenti estetici e abbiamo iniziato con radiofrequenza e pressoterapia. Per chi non sapesse cosa sono radiofrequenza e pressoterapia, sono due tipi di trattamento che servono a lavorare sulla zona dove si va a creare la cellulite, dove ci sono i cuscinetti e in pochissime sedute abbiamo già visto con Maria un sacco di miglioramento, quindi sono molto 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 felice perché purtroppo la zona si era andata a rovinare un pochettino l'anno scorso, quando sono stata costretta a letto 2 mesi. Ora sto facendo la pressoterapia dopo aver fatto la radiofrequenza e vi devo dire, raga, è super rilassante. Ogni tanto mi chiedete se fa male, no, assolutamente. Fa fare tipo un massaggio che vi comprime un pochino e fa drenare, molto 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 piacevole. E niente, raga, sarà una mezz'oretta così imbalsamata, dopodiché passeremo ai capelli. Ma devo dire che ci voleva. Io teoricamente vengo qui dal riccio, sembra che io sia qui dentro tipo sempre, ed effettivamente è così perché vengo a fare questi trattamenti una volta alla settimana e ogni tanto ci ficco anche i capelli. Penso che a breve dovrò pagargli l'affitto perché sono sempre qui. No, comunque scherzi a parte, la pressoterapia ha senso se si riesce a fare con continuità. Stessa cosa vale per la radiofrequenza, quindi cerco di essere costante e venire una volta a settimana. E niente, amici, eccomi qua, un po' omino Michelin. Adesso mi sono spostata nel lato capelli del riccio e ero convintissima di farmi mora, ma come avete visto da Instagram, se mi seguite anche lì, alla fine devo dire che Massimo, il mio parrucchiere, mi ha un pochettino, come dire, convinta a non cedere e tornare completamente mora. Infatti,
dopo avermi dato la cartella di colori e dopo essere stato tipo un quarto d'ora a contemplarli tutti, dato che mi piacciono tutti quanti tantissimo, abbiamo deciso di fare un change e cambiare i capelli, che non saranno più blu ma saranno di un altro colore che vedrete tra pochissimo. Sono un pagliaccio. Credo che dopo tutti questi anni abbiate capito che la mia filosofia di vita è essere sempre aperti a cambiare idea, perché ho fatto i capelli viola, fucsia, non so nemmeno io che colore è un colore bellissimo. Ho cambiato idea perché Massimo, il mio parrucchiere, mi ha detto: ma no, è un peccato, ormai li hai decolorati, dai. Anche perché andando lì una volta a settimana loro sono super disponibili a ripassarmi sempre il colore quando si scolorisce, e alla fine l'ho fatto, amici, l'ho fatto e mi piacciono da morire, raga, mi piacciono da morire. Poi ho già asciugato i capelli lisci, quindi sono anche ultra lunghi e sono follemente innamorata. Adesso che arrivo a casa vi faccio vedere bene perché. Perché io in realtà ho il filler e botox qui dietro, sempre in zona centro a Via Veneto, ma devo tornare a casa perché l'appuntamento è tra 2 ore. E che cosa faccio qui per 2 ore? Preferisco tornare a casa, così riesco a lavorare anche un po' al computer e a stare con i gattoni, perché Pi purtroppo prima delle 6 non finisce, quindi abbiamo detto ok, ci vediamo direttamente lì, sarà il mio supporto morale per questa esperienza di primo botox. Prima però vi volevo raccontare perché ho deciso di fare il botox in fronte per la prima volta. Allora, vedete che io qui, quando aggruccio la fronte, queste 3 rughette che quando rilasso comunque rimangono. Queste rughette mi sono venute già tanti anni fa, quindi non sono rughette d'età, sono proprio letteralmente rughette d'espressione, perché io quando mi trucco faccio sempre questa faccia e quindi a furia di fare questo movimento le rughette si sono un po' stabilizzate sulla fronte. Onde evitare che peggiorino e si trasformino in belle rughette prepotenti già a meno di 30 anni, ho deciso di fare il botox, quindi non sarà niente che andrà a sconvolgere i miei allineamenti, in realtà non cambierà assolutamente nulla, semplicemente andrà a prevenire quella che sarà la comparsa delle rughe. Per le labbra io devo sentire la dottoressa che cosa mi dirà, perché come dicevamo prima in realtà non è che io abbia tutto questo bisogno, volevo solamente fare un piccolo touch up e volevo sentire per quanto riguarda la mascella, la definizione della mascella, perché ho questa pappagorgina che vorrei salutare per sempre e vediamo un pochettino che cosa mi dicono, insomma un po' voglio sentire. Ragazzi, voi non avete capito che cosa è successo in quest'ultima ora, ho bucato la ruota davanti a destra, ma è stato un circo, sia lodato il cielo che ho trovato un signore gentilissimo che me l'ha gonfiata al volo lì vicino il riccio, e domani devo far sostituire, almeno sono riuscita a tornare un po' vicino casa. Sono in ritardissimo per l'appuntamento, infatti devo assolutamente chiamarmi un Uber adesso, perché non posso più prendere la macchina perché potrebbe essere pericoloso muoverla, dato che comunque ho letteralmente bucato. La gente mi guarda male perché non credo che nel mio bel quartiere residenziale siano molto abituati a vedere gente che parla da sola con la videocamera. Comunque, fatto sta che ecco qua i capelli alla luce più o meno del sole. Secondo me non si vedono, cioè sono molto sobri per essere dei capelli colorati. Vedete? Secondo me non vedete niente. Vabbè, comunque avrete modo di vederli sia più tardi che in generale nei prossimi giorni, perché questo sarà il mio nuovo colore. Vado anche a ritirare perché non so se si può pagare con i contanti o con la carta nel posto dove sto andando a fare. Ecco qui, con questa luce li riuscite a vedere bene secondo me. Eccoli! Molto sobri, sono ancora più sobri del blu, per assurdo. E niente raga, vado a ritirare, speriamo che non succedano altri disastri, perché non so onestamente come sia possibile. Ma poi il bello è stato che quando me ne sono accorta mi ha fermato una ragazza gentilissima, tra l'altro, che ho anche mezzo mandato a quel paese, perché mi stavano suonando il clacson in 200 e io, non capendo, li ho mandati tutti a quel paese perché pensavo ce l'avessero con me, perché io guido abbastanza piano. Invece no, mi volevano semplicemente dire: ah, hai bucato. E io arrabbiatissima invece che ho mandato tutti a quel paese. Vabbè, non ho parole. Sono arrivata qui davanti al posto dove andrò a fare il botox e il filler, che si chiama proprio Botox Bar,
che ridere, raga, è troppo carino, è tutto rosa. Io non c'ero mai stata, come dicevo all'inizio video. Ho visto questo posto dalle storie di Valentina e Valeria, sono due ragazze che conosco e che seguo, magari lascio il loro link giù in info box, quindi vediamo se effettivamente mi troverò bene o meno. Comunque, questo è il, parte l'insettino, è il discorso fronte che vorrei risolvere. Vedete, quando mi trucco io faccio sempre così e mi rimangono letteralmente le linee qua. Quindi, dato che ormai quelle rughette sono predisposte, le vorrei bloccare. Mentre questa qui è la situazione lips, vorrei definire solamente un po' il contorno, vediamo che cosa mi dicono. Questa è una giornata di plot twist. No, allora, ve l'avevo detto, sapevo ci fosse la possibilità e sono sempre contenta quando voglio fare una cosa e il professionista mi dice no, perché vuol dire che è onesto e ci tiene ai pazienti e non è interessato solo al cash. Quindi ottima impressione. Mi hanno detto che non posso fare il filler alle labbra, assolutamente no, perché già sono belle gonfie, altrimenti mi potrebbe migrare l'acido ialuronico, e quindi ho fatto solamente il botox in fronte. Non posso farvi vedere nulla in realtà, perché si attiva in una settimana, però vi farò vedere tra una settimana. Adesso non posso muovere fronte eccetera eccetera, non posso fare nemmeno sport per un paio di giorni, non mi posso mettere a testa in giù, non posso bere alcolici, ci sono diverse cose che non posso fare, però intanto questo botoxino l'abbiamo fatto, sono contenta. Inizialmente non mi voleva fare nemmeno questo, però quando gli ho detto quanti anni ho, ha detto ah, ok, no, lo possiamo fare, un po' precauzionale, quindi no, sono contenta. Abbiamo parlato anche del discorso doppio mento, mi ha parlato di un metodo che è il più efficace, che già conoscevo ovviamente. Valuterò questa opzione, intanto ci facciamo andare bene questo botoxino, no? Sono contenta. Fa più male rispetto al filler alle labbra, non pensavo, però dura molto meno, quindi in realtà è un po' bilanciato, niente di, cioè non è male, è fastidio. Sto utilizzando la spalla di Pi come appoggino, che nel frattempo mi ha accompagnata, e adesso sembra che sia ancora giorno, ma in realtà sono tipo quasi le 8 di sera. Ce ne torniamo a casa, dato che in realtà abitiamo anche abbastanza vicino rispetto a qui, e ma prendiamo il taxi lo stesso, vero? Torniamo dai nostri ceces. Comunque questa qui è la situazione botox, niente di, cioè non sono nemmeno rossa, gonfia, livida, assolutamente nulla. Io e Pi ci stiamo vedendo Assassino sul Nilo, che è su Disney Plus. Non sento assolutamente nulla, mi ha detto la dottoressa che potrei sentire la testa un po' pesante, potrebbe venirmi un po' di mal di testa domani, ma niente di particolare. Per il momento sto abbastanza ok, non devo sfregare la pelle, utilizzare dei prodotti troppo scrabbanti, fare trattamenti al viso, quindi sono felice anche di essere andata da Riccio oggi. A saperlo avrei approfittato di qualche trattamento viso, dato che adesso per un pochettino devo stare ferma. Questa giornata è andata decisamente in maniera differente da quello che pensavo. Ho fatto dei capelli completamente diversi, non ho fatto il filler alle labbra, però sono molto contenta, molto soddisfatta sia dell'experience al centro del botox, ma anche dei risultati che sto ottenendo con la pressoterapia e la radiofrequenza. Sono proprio molto 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 felice di quello che ho fatto oggi. Sono riuscita anche a fare tutta la prima parte della giornata che non vi ho vloggato, pre pranzo, diverse call, perché ho intenzione di ampliare delle cose a livello lavorativo, sto cercando semplicemente le persone giuste con cui farlo, e quindi vedremo un attimino poi alla fine di tutte queste call che farò nell'arco di questo mese che cosa succederà, e ovviamente condividerò tutto quanto con voi. Adesso io e Pi andiamo a nanna dopo aver finito di vedere il film, e domani mattina ci aspetta una bella colazione con la mia amica e Nicola. Quindi dobbiamo anche svegliarci abbastanza presto, sempre perché con la scusa che dobbiamo fare delle cose per un progetto, ci vediamo tutti e quattro insieme e andiamo a fare colazione. Buonanotte, Ame.